Bene, amici di Albibatti, eccoci qui in questa serata per un nuovo unboxing. L'unboxing, in questo caso prodotto arrivato con Amazon Prime, voi sapete che sono un Amazon addicted, e dovrebbe essere il Trust AVMR230 mini interruttore da incasso comandabile a distanza bianco. Questa è la descrizione ufficiale su Amazon. Ovvero dovrebbe essere un aggeggio, diciamo, da mettere dietro un interruttore, quindi dietro la mascherina a parete dietro l'interruttore, che permette all'interruttore di diventare smart, ovvero di essere poi comandato da un'applicazione su smartphone oppure dal secondo pacco che qui mi è arrivato, che dovrebbe essere invece un interruttorino wireless adesivo da appiccicare alla parete, a un mobile o comunque a dove si voglia. Quindi, ma appunto, questo apparecchio pagato ben 33,99€, quindi non economicissimo, diciamo, però penso che ne valga la pena, poi vi spiegherò perché. Dovrebbe permettere appunto l'interruttore di diventare smart, quindi di essere comandabile, in questo caso non dimmerabile, perché la versione dimmerabile costava 1€ in più, ma non mi serviva appunto per le mie esigenze. Quindi dovrebbe consentirgli di diventare smart, quindi essere comandabile da applicazioni o da questo interruttore di cui vi parlavo prima, interruttore appunto che ho comprato, che è da comprare a parte, wireless a batteria e adesivo, ma comunque, diciamo, rende, permette all'interruttore originale di restare attivo, quindi appunto una cosa aggiuntiva. In particolar caso a me è servito perché ho un interruttore in casa, appunto una casa vecchia, quindi con un impianto non ancora domotico, che è rimasto dietro un mobile, e quindi appunto avendo riorganizzato la stanza, l'interruttore è rimasto dietro il mobile, piuttosto che un intervento di un elettricista la cui sola uscita sarebbe già costata più dei 33€ di questo prodotto, ho deciso di fare questo tentativo e quindi di provare questo prodotto per gestire l'interruttore, non più avendolo, non più fisicamente, perché in questo caso resta nascosto dietro un mobile, bensì o da applicazione o appunto da tasto wireless, remoto e adesivo. Vedremo, comunque poi vi spiegherò, vi farò vedere l'installazione e vi spiegherò se tutto ciò ha avuto un senso ed effettivamente ha funzionato. Ma procediamo ora appunto con l'unboxing. Quindi procediamo con questo, che dovrebbe essere appunto l'interruttore Amazon Prime, taglierino, come il buon Andrea insegna. Quindi andiamo, perdonate se sto facendo vibrare tutto, ad aprire. Vediamo se questo è effettivamente l'interruttore. Allora, vediamo subito. Incidente diplomatico, sì. Trust, Smart Home, Mini Building Switch for Wireless Switching. Come voi vedete, infatti anche qua diciamo è mostrato che l'interruttore va inserito dietro la mascherina, quindi nella scatoletta a muro prima dell'interruttore, che poi resta comunque utilizzabile, massimo 230 watt. Andiamo a aprire queste scatole che io odio perché non si riesce mai ad aprirle, quindi procediamo in questo caso con una forbice e vado subito a recuperare. Eccomi qua, sono prontamente tornato, andiamo a questo unboxing. Solitamente quando mi arrivano queste cose voglio sempre aprirle con voi, quindi appunto la scatola è immacolata, non l'ho ancora aperta e non so cosa aspettarmi, quindi è tutto live questo video. Odio queste scatole, io mi chiedo sempre come possano permetterle, perché ci si può anche tagliare, ci può anche fare male, con tutte le normative europee e minchiate varie che abbiamo, possono ancora permettere di fare queste cose. Quindi andiamo ad aprire questo interruttore, tutte le loro specifiche, muniamoci di taglierino, non serve. Quindi andiamo ad aprirlo, perdonatemi se sarò molto rapido, ma voglio appunto farvi vedere la sostanza. Allora, una serie di istruzioni rapide tra Smart Home, Mini Building Switch, esatto, multilanguage anche in questo caso. Qua appunto il foglietto di istruzioni rapide dovrebbe essere, esatto, che dovrebbe far vedere se la telecamera mette a fuoco. No, che mostra tutta la serie di prodotti, perché poi ci sono anche appunto telecomandi da portachiavi, sensori di movimento, prese intelligenti, in questo caso quindi non interruttori. Ci sono anche gli attacchi per la lampadina intelligenti, quindi si può direttamente avvitare questo tra l'attacco della lampadina e gestirlo in maniera smart, sempre da smartphone o da interruttore wireless. E quindi, esatto, trasmettitori e ricevitori, vi fa vedere appunto tutta la gamma di questi prodotti Trust per trasformare un vecchio impianto non domotico in un impianto domotico senza appunto l'intervento di un installatore, ma in una sorta di fai-da-te-way, chiamiamola fai-da-te-way, qua le solite cose, quel signore sbaccato sul divano che fa il figo, quindi sì, appunto le solite cose da pubblicità. Quindi vediamo l'apparecchio, come noi vediamo è inserito qui in questa posizione, vediamo se riusciamo a toglierlo senza fare danni. Molto piccolo, ora ve lo avvicino e ve lo mostro. Allora, molto piccolo, qua appunto perché deve stare dietro, nella scatoletta dietro l'interruttore dove solitamente non c'è molto spazio. Vediamo com'è fatto, vediamo se riesco esatto a farvelo vedere. Qua abbiamo le viti per inserire appunto poi i cavi che arrivano appunto al nostro interruttore, e questi invece sono i cavi che poi dovrebbero andare appunto all'interruttore originale, se così ho ben capito. Comunque poi vedremo in dettaglio l'installazione. E quindi questo è appunto l'apparecchio, la
WMR230 di cui vi parlavo e vi spiegherò il funzionamento. Andiamo ora con il secondo pacco, che invece dovrebbe essere il sempre, andiamo sempre in taglierino, non serve. Questo dovrebbe essere l'interruttore wireless, perché comunque magari uno non ha voglia di spegnere la luce sempre con lo smartphone. Eccolo qui, solita apertura purtroppo molto stupida, ma andiamo a effettuarla senza farci molto male. Apriamo quindi la scatola, apriamo di qua, tagliamo di là. Intanto vi racconto un po' di cose, ho regolato tutto per tenervi, per non farvi annoiare. Quindi apriamo tutto, spacchiamo tutto, poi differenziamo tutto perché siamo molto attenti all'ambiente. Trusses Wireless Wall Switch, esattamente compatibile con l'interruttore di prima, ovviamente, perché sennò non l'avrei neanche acquistato. Quindi vediamo, solite istruzioni all'interno, solita brochure che vi ho già mostrato, altra brochure, altre istruzioni, e questo è appunto l'interruttore. Come noi vediamo, il click, perché lo scopro con voi, il click è un click fisico, per carità, ma non, l'interruttore non bascula, ecco, è un click fisico senza il basculamento dell'interruttore, quindi sopra e sotto, probabilmente perché permette anche di dimmerare questo interruttore. Io non ho il ricevitore che dimmera, ma questo interruttore dovrebbe permettere di dimmerare, quindi voi vedete un click in questa posizione e un click in quest'altra. Dietro, come voi vedete, pensavo ci fosse l'adesivo, magari c'è, ve lo dirò poi in seguito. Si dovrebbe poter attaccare appunto alla parete in questo modo, probabilmente svitando queste viti. Questo è la VST 8880 invece, che appunto ho ordinato insieme e che ho pagato €19,99. Quindi appunto questo set completo, ora proverò ad installarli entrambi e farvi vedere il loro effettivo funzionamento. Questo è appunto l'interruttore in questione, che resterà dietro il mobile e che andremo il prima possibile a smartizzare. Ok, fase 1, abbiamo appena aperto la nostra scatoletta elettrica, semplicissimo in questo caso, vediamo solamente i due cavi che vanno ai due rispettivi interruttori e andremo ora a vedere, avvalendoci anche delle istruzioni, dove andrà posizionato il nostro apparecchio. Ah, comunque, errata corrige, volevo sottolineare come all'interno della confezione dell'interruttore wireless siano presenti sia le sue viti di fissaggio che le due strisce adesive. Notiamo poi sul retro dell'interruttore l'indicazione della batteria, che è una CR2032, quindi le classiche pile a bottone, diciamo, da orologio, e l'indicazione anche della frequenza, quindi il collegamento dovrebbe essere rapido e senza l'utilizzo di ulteriori impostazioni. Comunque in seguito vi spiegherò il funzionamento. Ok, abbiamo appena collegato il nostro apparecchio all'impianto elettrico e vediamo che da subito ci dà una luce di conferma, che è questa luce rossa appunto accesa sull'apparecchio, che ci conferma che l'apparecchio è correttamente collegato. Andremo ora a collegare i due fili che appunto provengono dall'apparecchio stesso all'interruttore dove erano collegati il precedente rosso e marrone che qui vediamo entrare appunto nell'apparecchio. Bene, abbiamo appena riconnesso il nostro apparecchio all'interruttore a muro originale. Come voi vedete, il cavo più all'interno corrisponde al cavo marrone, ovvero al cavo sotto tensione, mentre il cavo più all'esterno corrisponde al cavo rosso, ovvero al cavo dell'interruttore. Già in questa configurazione la luce rossa è sempre accesa e l'interruttore funziona perfettamente, addirittura ha un effetto dimmer, cioè quando viene premuto, adesso io vi mostro quindi da questo lato, quando viene premuto, ora non riesco a mostrarvelo, ma la luce si spegne e si accende con un effetto, diciamo, come se fosse lentamente dimmerata. E la cosa devo dire che è molto piacevole. Ora rimonterò il tutto e andrò a provare anche l'interruttore wireless, oltre che l'applicazione che dovrebbe appunto comandare tutto l'impianto. A questo punto, per connettere il nostro ricevitore al nostro interruttore, andiamo ad aprire l'interruttore con l'ausilio di un cacciavite dalla parte anteriore. L'interruttore aperto si presenta appunto in questo modo. Andiamo a premere il tasto ON sul nostro interruttore per sincronizzare il segnale tra interruttore e ricevitore, ma prima dovremo premere il tasto di LEARN sul trasmettitore stesso. Andiamo subito a vedere come si fa. Quindi premiamo il tasto LEARN appunto sul trasmettitore, che è il tasto che vedete sopra il LED rosso, e vedremo che il LED inizierà a lampeggiare. Premuto il tasto LEARN per un secondo, infatti il LED inizia a lampeggiare, andiamo ora a premere il tasto ON sul nostro interruttore appunto per sincronizzare i segnali. Andiamo a premere quindi il tasto ON sul nostro interruttore e a questo punto i segnali dovrebbero essere sincronizzati. Perfetto, abbiamo sincronizzato il nostro interruttore ed il nostro ricevitore e l'effetto di accensione e spegnimento è sempre un bellissimo effetto dimmer che dura circa un secondo e quindi molto piacevole da vedere. A questo punto con il cacciavite, vedete, possiamo regolare il tempo di autospegnimento da zero e quindi il tasto funziona come un semplice tasto con accensione e spegnimento, oppure 5 secondi, 30 secondi, 2 minuti, 10 minuti, 30 minuti, 1 ora, 3 ore. Ovvero automaticamente l'interruttore invierà un segnale di spegnimento dopo appunto 10 minuti piuttosto che un'ora da quando è stato inviato
immediato segnale di accensione. Se l'interruttore viene ripremuto, diciamo che riprende il conto alla rovescia, lasciandolo sul zero invece funziona come un normalissimo interruttore. Bene, l'installazione è terminata, io direi che l'ho trovata molto comoda, utile e facile appunto da eseguire, e ho trovato il comparto ricevitore ed interruttore appunto molto comodo per trasformare in smart diciamo un interruttore di un vecchio impianto non ancora domotico, e soprattutto nel mio caso in cui l'interruttore rimaneva nascosto dietro un mobile. Quindi detto ciò, in attesa di mostrarvi anche il funzionamento dell'applicazione sempre abbinata con il ricevitore, vi do appuntamento su albibatti.com. Anzi no, il sito non esiste ancora, ma provvederemo, non vi preoccupate, provvederemo.